Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvato in aula lo schema degli orientamenti per i programmi comunitari 2014-2020 predisposto dall'esecutivo. I dettagli nel servizio di Marco Paganini. Con 23 voti favorevoli e l'astensione di Orfeo Goracci, comunista umbro, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato la risoluzione che recepisce e condivide i contenuti degli orientamenti per i programmi comunitari 2014-2020. Tra gli interventi previsti, quelli per le aree interne, Orvietano, fascia appenninica e Valnerina, e le aree urbane, Perugia, Terni, Città di Castello Foligno e Spoleto. Nel documento votato dall'Aula sono contenute alcune integrazioni all'atto dell'esecutivo relativamente alle aree interne, alle aree urbane e agli interventi a sostegno delle azioni per Perugia Capitale della Cultura 2019. Previsti poi il rafforzamento delle politiche di contrasto della crisi economica, di inclusione sociale e di sostegno alla domanda interna, l'invio in consiglio del rapporto di valutazione ex post previsto dalla normativa europea riguardante la precedente politica di finanziamenti comunitari, e poi il sostegno a un modello di agricoltura orientato al contrasto dei cambiamenti climatici, alla multifunzionalità e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità. La concentrazione di più risorse possibili sul sistema delle imprese per le quali il piano di sviluppo rurale è pensato. Per la programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione Umbria potrà disporre di risorse complessive per 1 miliardo 774 milioni di euro ripartiti tra Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Programma per il Lavoro dei Giovani e Fondo di Sviluppo e Coesione. La Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini ha informato l'Assemblea legislativa sugli sviluppi della vertenza AST-ThyssenKrupp. Ce ne parla Marco Paganini. Il piano che ThyssenKrupp ha presentato ufficialmente a sindacati, istituzioni locali e governo nazionale è un business plan e non un vero piano industriale. In quella proposta mancano impegni per gli investimenti, la ricerca e l'innovazione ed emerge una difficoltà a prefigurare che accanto ai sacrifici per i lavoratori possa giungere una proposta strategica per il futuro delle acciaierie. Così la Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha iniziato l'informativa sulla situazione della ThyssenKrupp di Terni che ha svolto nell'aula dell'Assemblea legislativa. Marini ha proseguito rilevando che il piano dell'azienda è essenzialmente finanziario, punta a tornare a fare profitti, correggendo il volume della produzione industriale e chiudendo il secondo forno di Terni. Inoltre sarebbe prevista una riduzione dei costi per 100 milioni di euro, con la riduzione dell'organico di circa 550 unità e una riduzione dei costi per unità di lavoro del 10%. Agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, via libera della seconda commissione al disegno di legge della Giunta regionale che ha portato a sintesi quattro proposte di iniziativa consiliare. Vediamo. La seconda commissione consiliare ha dato il via libera con 3 voti favorevoli della maggioranza e 3 astenuti dell'opposizione, decisivo quello del presidente Chiacchieroni, al disegno di legge della Giunta regionale che detta nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale. Il testo legislativo racchiude la sintesi di altre 4 proposte di legge di iniziativa consiliare, bocciato l'articolo 23, che prevedeva interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Approvati altri emendamenti, tra i quali uno a firma Dottorini dell'Italia dei Valori, che consente anche ad imprese e cooperative sociali di utilizzare l'agricoltura come strumento di riabilitazione e di inclusione sociale. Altri della Giunta, maggiore flessibilità normativa per le attività agrituristiche situate oltre i 1000 metri di altitudine e ancora il numero dei membri componenti i consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica. Per quanto attiene agli agriturismi, viene chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche. Vengono stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali, 30% di produzione propria, 55% di produzione regionale, soltanto per il 15% potranno essere utilizzati prodotti di altra provenienza. Verranno anche intensificati i controlli. Per le fattorie didattiche si è provveduto ad aggiornare la precedente normativa. L'attività, sempre connessa all'agricoltura, potrà essere destinata non soltanto a scolaresche, ma anche a famiglie, associazioni, gruppi di interesse, nell'ambito di una sola giornata o in più giornate, prevedendo quindi anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti.
Con le fattorie sociali si punterà all'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque soggetti svantaggiati e disabili, fornitura di prestazione di servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi. Il riconoscimento di fattoria sociale potrà essere chiesto dalle imprese agricole ma anche da imprese e cooperative sociali. Dopo un'articolata discussione che ha visto posizioni contrastanti, deciso il rinvio del voto su una mozione per il riconoscimento di stato di crisi complessa per il territorio ternano e narnese. Vediamo. L'aula di Palazzo Cesaroni, dopo un articolato dibattito caratterizzato da posizioni contrastanti anche all'interno della stessa maggioranza, su proposta del presidente Brega, ha deciso all'unanimità, non hanno preso parte al voto Italia dei Valori e Rifondazione Comunista, di rinviare al 4 agosto il voto sulla mozione firmata da Stufara, di Rifondazione Comunista, Mariotti del Partito Democratico, Dottorini dell'Italia dei Valori, Buconi del Partito Socialista e Galanello del PD, che chiede all'esecutivo regionale di attivare con tempestività le procedure per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento dello stato di crisi complessa per l'area di Terni e Narni. Nel documento si proponeva di attivare interventi organici per rilanciare, riqualificare ed innovare il sistema produttivo e manifatturiero del territorio di Terni e Narni, quale condizione fondamentale per riaprire una prospettiva espansiva all'apparato industriale dell'Umbria e contribuire al sostegno di quello dell'intero paese. Sulla proposta, oltre alla contrarietà dell'opposizione, che in sostanza definisce l'iniziativa dannosa per l'immagine dell'area e per chi attualmente sta investendo risorse ed energie, da registrare la posizione particolarmente critica del presidente dell'Assemblea Legislativa Eros Brega, che dopo aver preso posto tra i banchi del suo gruppo politico, il PD, ha dichiarato la sua netta contrarietà all'atto, definendo il riconoscimento di area di crisi complessa come un'arma data a chi vuole andare via da Terni. Via libera dall'Assemblea Legislativa ad una risoluzione sull'ISRIM. La Giunta regionale dovrà mettere in campo ogni azione possibile per impedirne il fallimento. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sull'ISRIM di Terni, l'Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali, che punta ad evitare il fallimento e a tutelare i lavoratori. L'atto è stato proposto da tutti i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il presidente Eros Brega, i vicepresidenti Damiano Stufara e Andrea Lignani Marchesani, i consiglieri segretari Fausto Galanello e Alfredo Desio. La risoluzione impegna la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile volta ad impedire il fallimento di ISRIM e a favorire qualsiasi iniziativa che metta insieme i lavoratori e il sistema istituzionale regionale e locale. L'assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Riommi, intervenendo in aula, ha detto che questa risoluzione è fondamentale per rafforzare la trattativa in corso, visto che stiamo tentando ogni strada. Secondo Riommi, la Giunta farà un ultimo disperato tentativo per sensibilizzare quei soggetti che hanno dimostrato qualche interesse per l'ISRIM negli ultimi mesi. L'altra soluzione possibile è un coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici. Riommi, infatti, ha sottolineato che non esistono più le condizioni per la cooperativa tra lavoratori e soci pubblici. Collaborazione tra istituzioni per migliorare Perugia e la sua immagine. La commissione d'inchiesta su tossicodipendenza e criminalità ha incontrato il sindaco di Perugia, Andrea Romizzi. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. Collaborazione tra le istituzioni per rendere Perugia una città più vivibile e cambiare l'immagine che gli è stata data di capitale dello sballo e della droga, sostituendola con quella di capitale dello studio e della cultura. È questo il risultato dell'incontro tra la Commissione regionale contro la criminalità organizzata e le tossicodipendenze, presieduta da Paolo Brutti, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizzi, che si è tenuto a Palazzo dei Priori. Al centro della riunione i temi del contrasto allo spaccio e al consumo di droga in città, oltre al fenomeno della ludopatia. Brutti ha proposto il censimento delle abitazioni per capire chi effettivamente ci vive e ha ricordato la possibilità per i sindaci di emettere ordinanze che regolino l'orario di apertura e la dislocazione delle sale giochi. Oggi abbiamo fissato l'attenzione sulle questioni della città di Perugia, il sindaco è stato molto sensibile. Su questo ha detto che farà di tutto per cercare di affrontare il problema, soprattutto quello del traffico di stupefacenti, della presenza di criminalità
che opera in questo campo, nei rioni e nei quartieri più delicati della città, e poi soprattutto di cercare di fare un'azione promozionale insieme alla Regione, insieme al Consiglio regionale, ma insieme all'Università, per fare in modo che l'immagine che emerge da Perugia sia un'immagine positiva. Il sindaco Romizzi, dal canto suo, ha sottolineato che il comune, ma soprattutto i cittadini, dovranno essere protagonisti in questo percorso i cui punti centrali sono il contrasto e la prevenzione. Per questo è importante andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. Ma oggi più che mai è necessario anzitutto approfondire dei temi, studiarli, e quindi va dato atto alla commissione d'inchiesta di avere fatto uno sforzo importante in questa direzione. E poi più che mai è necessario condividere queste informazioni e trovare delle forme di collaborazione fra istituzioni. Da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, c'è la massima volontà di aderire ad un progetto di questo tipo. E la settimana scorsa la commissione d'inchiesta presieduta da Paolo Brutti ha incontrato il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Una collaborazione tra la commissione d'inchiesta dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria sui fenomeni di tossicodipendenza e infiltrazioni criminali e l'Università degli Studi di Perugia per superare i problemi della devianza giovanile attraverso azioni comuni. Questo è il tema dell'incontro svoltosi nella sede di Piazza dell'Università Perugia fra il rettore Franco Moriconi e i membri della commissione presieduta da Paolo Brutti. Ampia disponibilità da ambo le parti per trovare soluzioni alle problematiche inerenti alla sicurezza e sul rilancio del centro storico del capoluogo, utilizzando spazi per creare aule, biblioteche, centri formativi. Vogliamo ripopolare Perugia con studenti che non debbano stare seduti sulle scale della Vaccara, ma possano usufruire di strutture dedicate e che siano in centro, perché questo è ciò che vogliono, ha detto il rettore. Ha annunciato anche l'intenzione di creare in zona Pallotta una cittadella dello sport, aperta a tutti i cittadini. Progetti anche tra Monteluce e Via del Giochetto e un occhio più attento all'internazionalizzazione dell'Ateneo. La storia dice che il quartiere di Monteluce era quello che accoglieva moltissimi studenti, ma anche pazienti o parenti di pazienti che venivano in ospedale. Ora lì è stato fatto questo progetto, dove l'università è presente in percentuale. Speriamo che questo progetto vada avanti per quello che riguarda Monteluce Alta, dove c'è anche uno studentato. Io mi auguro che questo studentato possa fare la convenzione con l'Arisu in modo da poter funzionare. Successivamente, nella parte sotto, in via del Giochetto, dove c'erano gli ex istituti biologici e la parte del policlinico che stava a valle, noi stiamo ristrutturando due palazzine con delle aule, perché a ottobre andranno le biotecnologie, e poi c'è un grosso interesse da parte del CNR nazionale, per cui tutto il CNR che è dislocato in diversi spazi su Perugia dovrebbe ritornare all'interno dell'università, cosa molto importante questa. Ci stiamo aprendo all'internazionalizzazione, anche se già c'era una certa attività direi notevole, però la stiamo potenziando. In particolare in questo momento stiamo curando il discorso Cina, che vede l'Ateneo di Perugia forse ultimo fra tutti gli Atenei in accoglienza e nel farsi conoscere dagli studenti cinesi. Dall'impressione che la Commissione ha avuto parlando con il Rettore, di una grandissima disponibilità, un'apertura sia sul tema specifico sul quale noi siamo intervenuti, cioè il problema della devianza giovanile, la tossicodipendenza, gli studi che l'Università ha fatto e gli studi che noi chiediamo che l'Università faccia in un progetto comune interdisciplinare. La seconda parte del ragionamento è stata quella invece di dire: beh, ma oltre l'analisi del fenomeno e della devianza giovanile e della repressione verso il consumo di stupefacenti, possiamo anche fare un ragionamento più vasto che dice: mettiamo a disposizione dei giovani, a partire dai giovani dell'università, occasioni, strumenti, luoghi nei quali loro possano tessere una parte della loro vita e non necessariamente chiudersi o sulle scalette del Duomo o nei pub.
Su iniziativa del Presidente della Terza Commissione Consiliare, Massimo Buconi, la Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha riferito sullo stato delle cose per quanto concerne le liste d'attesa negli ospedali umbri. Pronto un piano straordinario per abbattere i tempi, soprattutto dove si verifica la massima concentrazione di utenti e il riferimento alle tipologie di prestazioni più richieste, che sono risonanza magnetica, ecografie, Doppler, oculistica e mammografia. L'atto della Giunta sarà pronto entro la fine del mese. Sì dell'Aula alla mozione che chiede di modificare il regolamento per le strutture residenziali e semi-residenziali che ospitano anziani autosufficienti. Paolo Giovagnoni. Modificare il regolamento 16 del 2012, prevedendo che il periodo di permanenza nelle strutture socio-assistenziali della persona anziana divenuta non autosufficiente sia limitato allo stretto tempo necessario alle ASL a provvedere alla collocazione in residenza appropriata, garantendo per tale periodo la maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria già prevista oggi. Questo quanto previsto da una mozione firmata da Massimo Buconi, PSI, e approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa Regionale. La mozione impegna la Giunta a dare disposizioni affinché le modalità di valutazione delle varie unità multidisciplinari di valutazione preposte all'accertamento della non autosufficienza siano uniformi su tutto il territorio regionale, adottando in maniera sistemica e omogenea il sistema di valutazione multidisciplinare in modo da poter consentire una gradualità nella valutazione nell'ambito della non autosufficienza. L'assessore regionale al welfare e ai servizi sociali, Carla Casciari, ha confermato la volontà della Giunta di modificare al più presto le modalità di assegnazione da una struttura all'altra con un'apposita delibera. Serve un po' di tempo, aggiunto, solo per estendere l'utilizzo della scheda di valutazione multidisciplinare, mettendo in moto il sistema informatico che riguarda il sociale. Ci sono già stati incontri specifici in merito. Su sollecitazione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, che ha fatto rilevare uno sforamento del tetto del 3,5% sulla spesa farmaceutica ospedaliera stabilito dalla conferenza Stato-Regioni, la Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha affermato in terza commissione che si tratta di un dato non fondato, perché se è virtuoso diminuire l'uso dei farmaci, è certamente una buonissima pratica, ha detto, quella di aumentare l'uso degli oncologici e degli oncoematologici, che inevitabilmente comportano aumento della spesa farmaceutica ospedaliera. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per averci seguito e buona settimana a tutti. Arrivederci.